Eccoci qua in diretta sempre sulla nostra pagina Facebook di Eris Edizioni 1332. Sì, ci siamo. Puntata numero 4 di The Coroners, cronache dall'Italia creativa. Intanto salutiamo subito Marco Corona, prontissimo a commentare sotto la live. Seguite il suo esempio, se avete domande o curiosità, appunto, scriveteci nei commenti, cercheremo di leggerli tutti. Chi abbiamo con noi oggi, Matilde? Allora, oggi andiamo in quel di Macerata, Sì? giornata tutta maceratese. E sentiremo Tommy Gunn, fumettista, membro di Progetto Stigma, che è uscito insomma da pochissimo tempo il suo Sostanza Densa appunto per Progetto Stigma slash Eris Edizioni, e faremo una chiacchierata con lui per parlare del fumetto e anche di come si sta affrontando da fumettisti maceratesi quel del coronavirus. E poi subito dopo andremo a sentire invece Nicola, che è uno degli organizzatori del Festival Ratatà, festival importantissimo che si tiene a Macerata ogni anno. L'ultimo anno era saltata, insomma, l'ultima edizione, quest'anno ci sarebbe dovuto essere di nuova, ma il coronavirus l'ha fatto per il momento sospendere, data da rimandarsi. Ricordiamo di dirci ovviamente, come sempre, se si sente e si vede bene. Come sempre, ci potrà essere la possibilità che la connessione faccia un po' i capricci, quindi magari ci vedrete un pochino rallentati nel video, ma insomma, in teoria tutto gestibile. E soprattutto, come diciamo sempre, l'effetto Ghezzi piace a tutti. Esatto. Certo, e ci potete anche solo ascoltare al posto di vederci. Allora, andiamo a vedere se Tommy è con noi. Pronto? Ciao Tommy, ci senti? Ciao! Sì, ti sento bene. Ok, allora, come va innanzitutto? Come va? Va, è strano. Strano abbastanza tutto. Boh, in linea di massima sembra cambiato poco perché a parte ho sentito anche altri fumettisti che dichiarano che questo forse il potere segreto di chi fa sto lavoro qua, cioè di rimanere in casa comunque a prescindere da quello che c'è fuori. Diciamo che per voi fumettisti non è cambiato molto. No. Cambiato qualcosa, forse quando si esce da casa sono un po' più strani gli altri rispetto a noi, e quello è basta. Mentre prima era al contrario. Effettivamente sì, uno pensava di essere particolare. Tra l'altro, in realtà sei una delle prime persone che sentiamo che non sta in realtà in una grande città. Per cui un po' cambia la percezione di quello che sta succedendo. Sì, qua è un paesino, non è nemmeno Macerata, è un paese vicino. C'è la differenza forse dal flusso di macchine, quello si nota tanto. Per il resto non c'erano comunque già troppe persone sin da prima, quindi fa poca differenza. Allora, veniamo subito a chiacchierare a bomba, subito, di sostanza densa. Sonny, prego, faccia il valletto, faccia vedere. Tommy non può vedere, ma noi stiamo facendo vedere in webcam. Mostriamo il super volumone di sostanza densa. Sostanza densa che, come tutti i volumi editi da Progetto Stigma slash Eris Edizioni, vive prima di un periodo di pre-order dove viene acquistato direttamente. Ricordiamo, chi acquista i libri di Progetto Stigma durante il periodo del pre-order sostiene direttamente gli autori, perché la percentuale che viene data agli autori è più alta, quindi direttamente un bel 30% rispetto all'8%, 10% solito, diciamo, dei normali libri. E sostenendo direttamente l'autore, anche Progetto Stigma sostiene direttamente il lettore, e quindi insieme al bel volumone si trova un contenuto speciale aggiuntivo. Quindi una sorta di special a fumetti che varia insomma in base al libro, di pubblicazione in pubblicazione, spesso sono anche fatti da più mani, con più collaborazioni. Dopo questo periodo il libro esce normalmente in libreria, e quindi insomma il libro di Tommy si è trovato a essere in libreria, come dire, alle porte dell'arrivo del coronavirus. Visto che per il momento sono saltate un tot di presentazioni e possibilità, quindi di chiacchierarne dal vivo, a
anche se sono già uscite un bel po' di recensioni, cogliamo l'occasione di oggi per chiacchierarne live invece con Tommy. A partire da Tommy, hai fatto un libro apocalittico alle porte dell'Apocalisse, insomma. Sì, cioè questo è tempismo perfetto, ma non so, boh, è un po' strano in realtà perché parte del libro era immaginare la situazione e adesso vederlo un po' magari anche dal vivo, c'ha molte particolari, molte differenze sicuramente, però qualcosa di strano c'è. Cose di strano c'è un po' di Allora, similitudine. partiamo da raccontare a chi ci ascolta e quindi non, e ci vede e non conosce il libro un po' la trama. Partiamo così. Sì, allora nel mondo del libro la minaccia è un mostro che non si sa né di che natura sia né da dove venga. Diciamo, la particolarità è che oltre che essere un mostro che distrugge tutto, ha il dono di poter realizzare i desideri ben espressi di alcune persone, però in maniera totalmente randomica e quindi incontrollata. Al suo, diciamo, come contrapposto c'è la figura del bene, che è un supereroe, che però diciamo, nello svolgimento del racconto non c'è più, è scomparso. E quindi tutto quello che era la normalità nell'assurdo del supereroe e del mostro viene a mancare di botto. Quindi automaticamente tutti gli abitanti della città, del mondo, devono trovare una soluzione propria che non preveda il supereroe. Quindi è questo. Io E piano piano, sì. la prima volta che l'ho letto, quello che mi stupiva appunto è la tua scelta di iniziare la narrazione, diciamo, con la fine della speranza. Sì, Perché in realtà più che fine della speranza, più un inizio di qualcosa di nuovo. Cioè, la mia intenzione era più che altro quella. Avevo bisogno di un momento per creare l'innesco e il modo migliore per poter liberare tutti i personaggi da un blocco magari della storia era proprio togliere tutto quello che era la caratteristica fondante e fondamentale delle loro vite, e quindi la figura del supereroe. intanto ti salutano dai commenti Facebook, appunto Marco Corona e Giacomo Rastabello. Marco ti chiede: la domanda è, ma lo hai scritto tu? Fatto aiutare da mamma. Ah, diciamo che diciamo, i tre elementi fondamentali del libro sono intanto un doppio canale narrativo, uno sul presente dove c'è la sostanza e uno invece in cui diciamo butti lì, passami il termine, degli stralci di vita dei vari personaggi che poi sono i protagonisti della narrazione. Sì. Poi l'altro elemento che a me ha incuriosito tantissimo è la costruzione attraverso questi flashback di tutto un discorso invece di culto e religioso sul desiderare e su questa sostanza. E terzo, la sostanza, che come qualcuno ha detto nelle recensioni, va al di là del concetto di buono o cattivo, no? Dici un po' come hai mescolato questi elementi. Allora, il fatto del mostro che va al di fuori del bene e del male, è più che altro mi serviva per sottolineare il fatto che non è come noi. Cioè, quindi, venendo da un'altra dimensione, credevo che forse il modo migliore per poterlo caratterizzare era proprio togliere le particolarità dell'essere umano, cioè quello di discernere il bene dal male. E quindi, cioè, immaginarlo come se fosse un animale o un liquido, addirittura comunque una cosa proprio di un altro genere. Infatti, non ha nemmeno un nome, nonostante sia
presente sulla Terra nella storia da tipo una cinquantina d'anni. E questo proprio per tenerlo il più vago possibile, il più imprevedibile possibile. Ma Il tra l'altro è fatto nata prima la sostanza e il mostro o è nata prima la storia? Cioè sei partito a creare il tuo graphic novel più su, non so, dall'intuizione di questo tipo di mostro, di sostanza, o più prima dalla storia e poi dopo hai costruito, diciamo, il personaggio mostro? Allora, no, in realtà la prima versione non prevedeva né il supereroe né il mostro. Era praticamente, volevo raccontare le turbe personali dei vari personaggi e il motivo per cui erano così radicate nella loro vita e nella loro personalità. Poi il mostro aiuta perché sotto una minaccia, che è questa del mostro, ma poteva essere qualsiasi cosa, da un cataclisma geologico oppure qualsiasi altra cosa, mi dava la possibilità di racchiudere lo svolgimento diciamo, nella parentesi dove c'è il mostro, quindi è più un mezzo. E il supereroe dà più valore al mostro, dà più valore al mostro e dà più valore al comportamento dei personaggi. Quindi sono più delle soluzioni che mi sono servite per sviluppare i racconti personali dei personaggi che poi, diciamo, sono il racconto principale del libro. E i flashback, invece, mi servivano proprio per strutturare i personaggi, anche perché sono tutti o amici, colleghi o familiari. E quindi metterli nella storia senza un background di partenza e un motivo per cui non avrebbe avuto senso. E niente, questo è il motivo per cui la struttura è così, magari separata e divisa. E invece questo elemento del culto? Quello del culto è proprio per il fatto che il mostro ha questa dote di realizzare i desideri. Cioè, più che altro, il fatto di avere un premio trasforma automaticamente i personaggi del libro a concorrenti. Quindi perdono il ruolo di abitanti, di parenti, di familiari e amici, ma diventano concorrenti un tipo ricco gioco a premi dove si può vincere qualsiasi cosa. E quindi il fatto del culto è anche un modo di indottrinare, che ne so, la figlia della protagonista a scuola. Possiamo vedere che c'è proprio un iter strutturato di insegnamento che prevede molto la singolarizzazione dell'individuo, quindi non lega, non crea il rapporto con i compagni, ma quasi li divide. Allora, Scusate un attimo. intanto qua, appunto, lo smart working, quindi lavorare da casa, fa anche in modo che i gatti che Numerosi. vivono in casa Non rispettino la famosa regola del metro di di distanza. distanza. Quindi ogni tanto se ci vedete fare facce strane è perché i gatti cercano di assalirci e impossessarsi degli strumenti tecnologici, ma fate finta di niente e abbiate Scusa pazienza. per questa piccola parentesi, intanto Spugna saluta e dice ciao ciuffo sexy. Luca Parri scrive: sicuramente usare un veicolo fantastico, antenna e il mostro crea la possibilità di rendere più efficace il racconto sulle turbe, questo di sicuro. Ok. E Marco Corona invece fa una domanda che noi ti rigiriamo e dice: quante canne ti sei fatto prima della diretta? Ma è una domanda privata a cui non devi Privata, rispondere, però. insomma. Dopodiché, l'altra cosa che secondo me invece è un perfetto parallelo in base a quello che stiamo invece vivendo è l'informazione. Tu lasci degli stralci soprattutto in questi flashback sul modo in cui l'informazione segue, ipotizza, fantastica, sia della sostanza che ovviamente della sparizione di antenna.
Quello è uno degli aspetti in cui adesso che, diciamo, stai vivendo un momento di emergenza, un po' lo stai ritrovando. Sì. Guarda, in realtà adesso vedendole, cioè parlandone, non volendo, ho messo, diciamo, i quattro pilastri della società e ognuno ha un ruolo, tipo c'è la religione, c'è l'informazione, c'è la famiglia e c'è anche il discorso del controllo che qui un po' anche si perde. Il fatto della comunicazione è quello tramite radio, che è la comunicazione per eccellenza da sempre. E anche, non so, penso per motivi pratici, e quello lì serve anche a mantenere uno stato di tensione e allerta costante. Infatti, effettivamente, soprattutto in questo periodo, si nota un po' la comunicazione, ovviamente saturata per motivi di logica, però è un modo comunque per rimanere all'interno di un problema spesso, e nel libro funge proprio da quell'euro lì. E altra cosa, invece, ovviamente adesso, tra l'altro nel mentre scrivono Tommy Guano Profeta, Cammello. Cammello. No, invece nel mentre, ovviamente i normali lettori che sono stati disattenti e non hanno preordinato il libro con Stigma si sono persi lo special. Lo special anche è stato un bel gioco, tra l'altro realizzato con Gnomo. Sì, allora, intanto il lavoro che ha fatto Gnomo, vabbè, io Gnomo lo stimo per tante cose, il suo modo di scrittura è, secondo me, clamoroso perché è totalmente plausibile, riesce a strutturare semplicemente usando un lessico studiatissimo una realtà credibile, quindi sono stato super felice di fare lavoro con lui, anche lui stato contento e spero che il risultato sia piaciuto. Poi il discorso dello speciale in questo caso era creare un oggetto, quindi sì, un fumetto, una storia, però anche un oggetto perché è una ristampa e è un oggetto personale di un personaggio del libro. Quindi creare anche una distanza tra quello che si ha alle mani, si ha tra le mani e si sta leggendo. E niente, infatti l'aspetto un po' anni 70, ci sono gli scarabocchi, è usurato e spero si sia capito il discorso che era di un personaggio del libro. E niente, questo qui era un po' rafforzativo anche per creare una storia un po' più solida alla realtà del libro di Sostanza Densa. Allora, adesso invece veniamo alle turbe, dopo aver parlato delle turbe dei personaggi, veniamo un po' alle turbe tue di creatore, nel senso, come hai lavorato, come ha preso corpo il tutto? Allora, di solito parto con i testi, con i dialoghi, perché mi viene più spontaneo e poi piano piano ho inserito queste parti di testo all'interno di un ordine cronologico e poi l'ho rafforzato con quelle parti di flashback in bianco e nero. Che servono a dare più informazioni senza dover per forza fermare il racconto e spiegare insomma il motivo per cui si sono trovati lì o che tipo di collegamento c'è tra un personaggio e l'altro, oppure il motivo per cui un personaggio ha in particolare delle attenzioni per qualcosa di specifico o altro. Poi niente, il tipo di struttura proprio di disegno pratico, io solitamente lavoro a matita e china e la colorazione digitale e niente. Ho lavorato a camera stagna perché tanto sono anche un po' a capitoli i racconti, ci sta la parte del presente e subito dopo il flashback che introduce sia la seconda parte sia conclude la prima. L'hai lasciato, come dire, decantare tanto la storia o una volta che l'hai pensata sei partito a lavorarci a bomba? E soprattutto, ce l'avevi già in testa o
hai deciso di farla anche appunto per Progetto Stigma, per la realtà di cui fai parte. Cioè, capire un po' se era un Allora. progetto che avevi nel cassetto e hai tirato fuori. Ok, no, guarda, avevo tre incipiti, tre storie diverse e al momento del confronto all'epoca con ACAB abbiamo pensato che questa poteva essere la più adatta sia al progetto sia anche a livello pratico perché le altre erano un po' ancora molto in aria, quindi tra le tre questa forse era la più strutturata e quindi la più adatta anche a livello di immagine, proprio di concretizzarla in qualche modo. E a questo punto domanda d'obbligo, io prima ho fatto appunto un cappello introduttivo su che cos'è Progetto Stigma, dici che cos'è Progetto Stigma da fumettista, dal punto di vista di chi ne fa parte, insomma. Guarda, il progetto Stigma è sia, cioè per come la sto vivendo io, come l'ho vissuta fino adesso, è sia una realtà editoriale, penso come una casa editrice, anche se non ho grossi punti di riferimento ancora, sia una famiglia vera e propria perché comunque c'è sta molto confronto e si riesce a snocciolare bene il racconto. Infatti abbiamo fatto il lavoro di editing sempre con Skype, con Spugna, Cammello e Jacopo. E ha funzionato da matti perché dopo un anno che stai sopra qualcosa cominci proprio a averci un po' i svarioni e tre teste poi come le loro fuori che riescono a trovare le cose, a sistemare ha fatto molto bene la storia. In più, non so, boh, fondamentalmente è piacevole, non so come altro. Intanto Marco Corona è invidioso dei tuoi disegni e dice massimo disegnatore vivente. Poi Marco Galli, ma che non credo sia il Marco No, è Galli un di omonimo. un omonimo di Marco di Progetto Stigma, chiede: ci sarà un numero 2 di Antenna? Boh. Non lo so io e non lo sa nessuno, quindi non... chi lo sa? Forse sì, forse sì. Poi Angelo Diaz Cani dice un romanzo collettivo in più sensi. Ok, Vai. no, stavo pensando, Stavo leggendo i scusate, andata commenti. in loop pensando al numero 2 di Antenna, un potenziale Antenna versus coronavirus. Oppure un numero in cui si scopre che in realtà è qualcuno che ha sognato di essere un virus e la sostanza l'ha trasformato in un coronavirus. Immaginavo, come dire, alternativi apocalittici, scusatemi se mi sono straniata. Io volevo fare una domanda, ma visto che insomma si parla di supereroi in un certo senso, il tuo rapporto invece con i supereroi, le letture di supereroi, qual è? Allora, il mio in realtà è molto 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 scadente perché ho letto qualcosa, ma non, diciamo, non sono un gran lettore di supereroi. Ok. Infatti non c'è il supereroe, quindi me l'ho scampato. E invece letture di riferimento generali tue? guarda, in realtà molto varie, molti romanzi, fumetti, sì, qualcosina forse un po' di vecchio, cioè di vecchio, insomma, un po' più datato. Mi sto mettendo un po' in pari con le cose che non sono riuscito a leggere quest'anno perché stavo totalmente impegnatissimo sul libro. E, boh, non so, ho letto tipo ieri Italo di Filosa, che è clamoroso. Niente, questo. E Piano allora piano. veniamo a, visto che si sta parlando delle tue letture, veniamo al domandone che facciamo sempre verso la fine, no, di ognuna di queste chiacchierate con ognuno di voi e ti chiediamo di consigliarci e consigliare a chi ci segue
un fumetto, una lettura, in realtà va bene qualsiasi cosa, anche un romanzo, un saggio, puoi scegliere qualcosa da vedere e qualcosa da ascoltare. Mentre che ci pensi, leggo ancora due commenti. Marco Corona chiede se esiste una foto di gnomo speleologo. Non lo so, per me rimane Beh, un'entità divina un'entità. astratta. Mocio Katzenberg dice di averlo letto e apprezzato tantissimo, quindi lo ringraziamo. E anche un saluto da Jacopo Starace che dice fagiolino. Anche Alfredo Melamarcia Lamponi dice: Bella Tommy, è stato un piacere leggere Sostanza Densa. Bello, grazie. Quindi i consigli. Allora, romanzo. Consiglio, Gli Scarafaggi non hanno re di Daniel Evan Weiss, spero di aver pronunciato bene il tedesco, perché forse in questo periodo qua è molto, cioè è comico comunque il ritmo, il racconto, e potrebbe essere buono per capire il proprio posto nel mondo, perché tante volte uno lo dà per scontato. Poi film, questo è stranissimo, si chiama The Greasy Strangler, il viscido strangolatore, forse si trova in inglese sottotitolato, cercate perché fa abbastanza strano, abbastanza lordo. E da ascoltare musica non so, però audiolibri forse consiglio Hero di Bifo Berardi. Ok. Sei il primo che consiglia un audiolibro, bravo, vedi che bisogna variare un pochino. Intanto Marco Galli di Progetto Stigma ci dice che c'è. Che c'è? C'è, ci Adesso sta c'è. seguendo e saluta. Angelo Diascani dice: consiglia un libro di Corona che te sta a fa il filo da tempo. Vai, la caverna, sì. Ok, Angelo, sei stato accontentato. Un'altra domanda per andare verso la conclusione è anche: hai già in mente qualche progetto futuro O ti attualmente? stai disintossicando dal progetto appena finito? Guarda, io aspetto di poter uscire un attimo di casa per disintossicarmi, perché non mi aspettavo proprio la quarantena dopo un anno di quarantena. Sì, in realtà sì, c'è un po' di racconti che mi interesserebbe fare, però non è per subito, quindi ci vorrà ancora. Ci vuole una pausa, dici, tra un lavorone e un altro? Ricordiamo che appunto praticamente tutte le fiere di questa prima parte dell'anno attualmente Sono rimandate. sono state rimandate, però possiamo dire a chi ci segue che quando le fiere ricominceranno, Tommy sarà con noi appunto per presentare Sì, il così lo libro. dici come una cosa carina e libera, cioè in realtà loro quando inizieranno le fiere, cioè lo rapiamo, lo incateniamo allo stand e si farà tutte le fiere che sono saltate, anche quelle che non sono saltate ed erano previste sono previste per ora per l'autunno, e lo obbligheremo a firmare, firmare, firmare. Quindi, insomma, sì, non abbiate dubbi. Nel mentre facciamo un salutone gigantesco, un mega abbraccio, mille baci, tutto quello che volete a Gnomo Speleologo che ci sta seguendo. Ah, giusto, giusto, è arrivato. Un saluto anche a Corona che va a cucinare. Ok. Allora, adesso, tra poco, appena chiudiamo con te, Tommy, andremo a sentire Nicola del Ratatà, del Festival Ratatà, con il quale anche tu collabori, che appunto aveva fatto una pausa l'anno scorso, sarebbe dovuto ritornare quest'anno. Se ci vuoi intanto anticipare, diciamo, la tua visione di questo festival, appunto anche da partecipante attivo all'organizzazione, insomma. Guarda, in realtà in due parole proprio semplici, la considero una grande festa perché è strutturata proprio come dovrebbe essere una festa, almeno secondo noi. E non lo so, cioè, è strano perché dovrei raccontare una cosa che faccio insieme ad altri, per cui ho un grosso rispetto. Quindi. Boh, non so, venite, a me piace moltissimo, questo lo posso dire da interno, Ok. quindi è un invito.
Ok. Ok, allora, per oggi ti ringraziamo, come abbiamo detto anche agli altri, speriamo di riabbracciarci fisicamente il prima possibile. E ti lasciamo con l'ultimo commento di Davide Barsalvemini che dice: ora che l'Apocalisse c'è veramente, sei pronto a rivelarti il vero Antenne e salvare il mondo? Boh, sì, dai, va bene. Ci puoi provare, con calma. Allora, ringraziamo Tommy, appunto, che ci ha parlato del suo sostanza densa, che tanto voi potete vedere qui, recuperabile dal nostro sito e dal sito di Progetto Stigma. Esatto, ricordiamo che in questo periodo è attivo un preordine sul sito di Progetto Stigma, che è Le Le mani mani di di Zeta. Zeta di Acab, e quindi tutti coloro che si sono persi, vergognatevi, Sostanza Densa di Tommy Gunn, se lo possono recuperare in questo periodo prendendosi anche il libro nuovo. Insomma, andate a curiosare sul sito di Progetto Stigma. Allora, ti ringraziamo Tommy e ci risentiamo presto. Dai, ciao Ciao, un ragazzone. Ciao, abbraccione. ciao, ciao. E ora con i nostri potenti mezzi Sì. vado a chiamare il prossimo ospite. Allora, io intanto metto a posto qua la visuale, nel mentre che tu chiami Nicola, appunto, che ci parlerà del festival Ratatà di Macerata, vi ricordo una cosa. Oggi abbiamo lanciato un'iniziativa sulla nostra pagina Facebook, che cerca di venire incontro alle librerie, alle fumetterie che appunto in questo momento sono impossibilitate ad aprire i loro negozi. Brevemente, cosa succede? Ciao, Da qua fino al allora adesso 26 ti marzo, condivido tutti voce coloro che chiamami acquisteranno dal nostro sito, presentati e ci siamo. Poi ti contribuiranno riascolto a un attimo. sostenere una libreria. Questo cosa vuol dire? Per ogni giorno abbiamo scelto una libreria e una fumetteria. Oggi, se acquistate dal nostro sito, diciamo che sarà come se steste comprando i libri dalla libreria del Golem di Torino. Quindi la percentuale che normalmente rimane alle librerie avrà effetto anche attraverso gli acquisti dal nostro sito. Se volete capire meglio come funziona, andate a vedere sulla nostra pagina, c'è un post che spiega tutto questo. Intanto siamo riusciti a metterci in contatto con Nicola, che adesso sentiamo al telefono. Ciao Nicola! Ciao amici, come state? Bene. Bene, tu come stai? Al lavoro in questo momento, quindi dai, si può stare meglio, E non dai. telelavoro, sei al lavoro Sono al lavoro fuori quello vero, casa. sì. Vabbè, che è quasi una fortuna, insomma, di questi tempi, poter uscire. Allora, abbiamo introdotto la puntata dicendo oggi giornata dedicata a Macerata, e quindi dopo Tommy, con cui gli abbiamo già chiesto cosa vuol dire per lui partecipare al Ratatà, andiamo a parlare seriamente, approfonditamente con te di quello che è il Ratatà. Intanto io in questi giorni l'ho presentato dicendo che è un festival dal basso totalmente auto-organizzato, giusto? Sì, in realtà è un festival secondo me un po' particolare rispetto al panorama dei festival nazionali. Primo perché sì, ha questa matrice profondamente dal basso, nel senso che siamo tutti quanti, come si dice dalle parti nostre, figli di nessuno, insomma, figli di nessuno, no? Siamo tutti quanti persone che lavorano comunque in ambito artistico, non abbiamo appoggi politici, non abbiamo nulla di nulla e un po' il festival ce lo viviamo, a mio avviso, come una sorta di opera d'arte collettiva piuttosto che come festival vero e proprio. Dall'altra è un festival che appunto c'è una forte matrice di creazione molto indipendente, dall'altra a me piace anche definirlo molto, cioè, iperdipendente, no? Perché poi è un festival che cerca
di vivere all'interno di un ambito cittadino, quindi mettendosi in modo molto forte in relazione con quella che è, no, la cittadina di Macerata, no? E quelle che sono le forze, le associazioni, ma anche le istituzioni della città stessa. Quindi, secondo me, ha questa ambivalenza molto, molto forte. Da quanti anni esiste il Ratatà? Allora, il Ratatà è nato, se non sbaglio, non sono stato molto forte con le date, il 2014, quindi questo sarebbe dovuto essere il settimo anno, sesto anno e mezzo, insomma, visto quest'anno tronco che abbiamo fatto. E, insomma, da festival molto piccolo, dei primi 2 anni in cui si svolgeva quasi esclusivamente all'interno del centro sociale cittadino. E ha cominciato piano piano a uscire da questo spazio per cercare di invadere un po' tutta quanta la città, no? Un po' di creare questa sorta di clima destabilizzante dove un mondo di gente pazzerella, colorata e fuori dalle righe andava a invadere, no? Spazi che solitamente non gli competevano, no? Gli spazi piccolo borghesi, no? di una cittadina di provincia. Tra l'altro avete fatto in questi anni delle mostre veramente bomba di altissimo profilo. Si è sempre cercato appunto di mettere in mezzo questa cosa, proprio di eliminare totalmente le distanze fra quello che è il mondo più, appunto, più variopinto, più indisciplinato della produzione indipendente, con quello che era invece, il pensiero ugualmente indipendente, a mio avviso, di artisti già riconosciuti, ma che comunque avevano, no, una carica, di idee, proposte, immagini molto, molto, molto forti, insomma, quindi dare un valore che non fosse soltanto locale, provinciale, ma che fosse, che avesse una sorta di respiro perlomeno europeo o internazionale. Facci qualche nome, dai, per chi non conosce il festival. Ma negli anni abbiamo avuto, non so, da Blexpol X a Yipkis, a Riccardo Mannelli, sono tanto forte con i nomi, anche Feuchtenberger, non so, veramente, veramente una marea di nomi. A parte, andando nel nostro sito c'è un po' un prospetto di quelli che sono stati i vari ospiti nei vari anni, per cui non si può ricostruire questa cosa. E la domanda vera è, insomma, il motivo per cui noi abbiamo voluto sentire voi come Ratatà e comunque sentiremo altri festival che nel mentre sono saltati è che in questi Certo. giorni comunque i giornali o comunque nell'ambito culturale editoriale si parla dei grossi festival che sono Certo. saltati e non si parla invece né di cosa vuol dire organizzare un festival come il Ratatà, quindi le forze e il modo in cui vi mettete in gioco per organizzare un festival del genere, né cosa vuol dire sospendere a data da destinarsi un festival come il Ratatà. Qual è un po' il vostro punto di vista? Ma il punto di vista, nel senso, poco un punto di vista, più una realtà, nel senso Un dato di fatto. che è un dato di fatto, nel senso che ci si ritrova, no, ad avere, insomma, un mese dal festival, ad avere già, no, da un punto di vista più organizzativo globale, avere biglietti per una decina di artisti già acquistati e cercare di trovare un modo per rimborsarli, da avere una call aperta per invitare gli artisti per una mostra a mercato di circa 120-130 espositori, con domande che ci sono arrivate che sono oltre il triplo, insomma, di quelle che potremo comunque accogliere, e quindi dover capire come fare per comunicare, per dislocare nel tempo, insomma, ci stanno già arrivando altre proposte che non sono arrivate in questo momento, di autori che vorrebbero venire al festival e che no, in un futuro sarebbero invece disponibili ad arrivare, oltre a tutta la parte quella più cittadina, per cui noi solitamente occupiamo spazi comunali e non solo, per cui capire se quegli spazi saranno ancora disponibili nella data. Stiamo pensando per autunno, insomma, per i primi di autunno, di ottobre, capire se ci sarà disponibilità di questi spazi, no? Poi con quello che
che sta succedendo, quindi no, le singole amministrazioni che sono talmente prese da mille altre cose, probabilmente anche più importanti da gestire, per cui con risposte che non ci arrivano, e quindi noi ugualmente abbiamo, no, difficoltà a dare delle risposte a chi ci sta scrivendo. Oltre al fatto, quello secondo me, ed è quella cosa che di questa crisi mi sta preoccupando di più, che è il futuro, in cui molti dei nostri partner abituali, da locali a piccoli negozi, a piccole associazioni di privati, non si sa se vivranno ancora alla fine di tutta questa crisi, no? E quindi capire anche quelli che saranno poi, no, i danni, a come, cioè, rimarrà la città nostra piccola, ma in realtà un po' l'Italia o il mondo dopo questa crisi, non soltanto legata alla sanità, ma legata anche, no, all'economia, alla politica, alla cultura, capire il mondo che ci troveremo, no, fra le mani dopo questa cosa. Sì, chiaro che i grossi festival che magari hanno per ovvi motivi anche grossi partner vivono diverso in parte gli spostamenti rispetto a chi Certo, certo, invece certo. si basa, che è anche il bello di festival appunto come il Ratatà, che si basa su quello che è il tessuto sociale, no? Gli Certo. esercizi commerciali di prossimità che ci sono dentro la città. Certo, ma è anche poi, insomma, che è anche un po' l'aspetto che abbiamo sempre cercato di dare, è anche la collaborazione, ad esempio, con gli altri festival, che ad esempio, no, la rete che si riesce a costruire a livello nazionale e internazionale, e quindi, no, anche, cioè, le difficoltà, no, di ricostruire un tessuto organico di festival come più o meno sta esistendo in questo momento. Sì, tra l'altro, proprio a proposito, AFA, Autoproduzione Fichissime Underground, ha appena commentato: Forza Ratatà, siete bravissimi, solo amore per voi. Tra I l'altro, biglietti. AFA cari, cercheremo di contattarvi nei prossimi giorni, insomma, per fare una Certo. chiacchierata anche con loro, perché appunto saranno tanti i piccoli festival che io so appunto che, come dicevi tu, c'è una buona rete. Puoi dire un po' quali sono le realtà. Le altre realtà come il Ratatà con cui siete in rete. Ma sono molti, insomma, dallo Zapp di Pescara a Lue di Napoli, al Caco di Bari e molti altri piccoli e grandi, che Silborda di Lucca, e, cioè, molti altri piccoli e grandi, che, il Crack di Roma, assolutamente, cioè molti che stanno, cioè, già più storici, altri più piccoli che stanno comunque nascendo e si stanno formando. Nel senso che è vero che siamo delle realtà piccole, ma è vero che c'è una capillarizzazione talmente forte nel territorio italiano, soprattutto nella provincia italiana, insomma, che è diventato un fenomeno molto importante. Tra l'altro, un'altra cosa da non sottovalutare, che essendo secondo me i festival, non delle entità che piovono dall'alto, ma essendo fatti di base da delle persone, cioè, anche è anche vero che molti degli artisti che comunque sono presenti anche all'interno dei grandi festival, di quelli più blasonati, poi sono anche molto spesso fra i motori di questi festival più piccoli, quindi, non so, vedo un panorama molto più liquido e molto più ampio, ecco. Bene, quindi comunque per ora festival sospeso, non cancellato, che già direi che è un ottimo proposito per chi ci segue. Io direi, dacci due indicazioni per chi non vi conosce, vuole scoprire meglio dopo questa chiacchierata chi siete e per chi appunto vorrà avere aggiornamenti, dove vi può seguire. Ci può seguire sia nella nostra pagina Facebook, che sicuramente è quella che teniamo più aggiornata, o nella nostra pagina Instagram, e in più abbiamo il sito, dove si può scoprire un po' tutto quanto il nostro storico, no? Ratatafestival.com, mi sembra, comunque basta fare una ricerca veloce in internet, si trova molto facilmente. Beh, il festival, appunto, è un festival che prende, no, una base legata all'editoria indipendente, quindi con una mostra mercato abbastanza ampia, con una selezione di artisti nazionali e internazionali, a cui cerca di accompagnare comunque una serie di mostre. Gli ultimi anni erano attorno a 30-35 mostre sparse all'interno della città, dove, appunto, poi per far creare un dialogo e una collaborazione, un incontro fra artisti più giovani emergenti e artisti
invece già arrivati. Tutto questo solitamente è sempre condito anche da una parte più ludica, più divertente, ma non meno importante, che è la parte quella, insomma, della festa, della musica, che cerca sempre di seguire un filo conduttore molto, molto forte, insomma, all'interno delle tematiche che ci diamo di volta in volta all'interno del festival. Tra l'altro arrivano altri messaggi, Trauma Fest, fumetti di contrabbando, un saluto anche dal Trauma Fest di Rimini, forza Ratatà, siamo con voi. Mitici. Allora, come stiamo chiedendo un po' a tutti, solitamente stiamo chiedendo in questo periodo appunto a chi fa queste dirette con noi in questi giorni un libro. Qualcosa da leggere, un qualcosa da vedere, che quindi può essere film, serie, documentario, e qualcosa da ascoltare. A te chiederei anche un'altra iniziativa come il Ratatà da scoprire. Consigliane una a caso. Vai. Allora, partiamo dall'ultima, per non far torto a nessuno, perché secondo me ogni festival ha la sua identità e quindi va scoperto per sé. Ne metto un altro, che è lo Scarabocchio Festival, organizzato da Pantani a Pomarance, che è un festival piccolissimo, totalmente dedicato all'incontro fra disegnatori, insomma, e ci si sprigiona un'energia veramente, veramente potente. Del Allora, resto, vai, sì. no, cioè, allora mi raccomando, chi ci segue se lo vada a cercare perché lo conosciamo anche noi ed è bellissimo, davvero una bellissima iniziativa. E poi vai, qualcosa da leggere. Allora, da leggere, guarda, sto leggendolo in questo momento sotto gli occhi, questo libro bellissimo, una grande sorpresa, edito dalla Quodlibet, altra casa editrice maceratese, giusto per fare campanilismo. Una serie di scritti di Louise Bourgeoise, Distruzione del padre e ricostruzione del padre, scritti e interviste, libro bellissimo per chiunque disegna, scrive o fa cose di questo genere, ma non solo. E a livello di O serie film, come preferisci, eh? o film, non so, me ne piacciono talmente tanti. Andrei o veramente sui grandi classici, andrei veramente sulla National Lampoon, andrei sui Blues Brothers Beh, ci sta, ci sta. Malaus, insomma, andrei proprio un po' Su un sul mitano classicone. Akashara, insomma, in questo periodo. È da sentire? Adesso sto sentendo l'ultimo disco dei Chinese Men, che adoro, gruppo francese, uscito un paio di settimane fa, quindi ci sta perché è nuovo. Bene, Ok. ottima lista per i consigli, Vai, veramente. fa piacere. Allora, Nicola, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi al telefono. Ti lasciamo al lavoro fisico in un luogo fisico e ci sentiamo presto e ti mandiamo un grandissimo abbraccione per ora via telefono e virtuale in attesa di poterci riabbracciare presto, perché comunque noi quando si può si va sempre al Ratatà, insomma. Assolutamente. Grandi, grandi. Fa molto molto piacere. Un abbraccio a voi. Ciao! Ciao, Ciao, grazie. ciao, 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 ciao. Allora, sono le 14:20, diciamo gli ultimi 10 minuti, 5 minuti che ci congediamo, ci salutiamo e ci aggiorniamo. Allora, intanto grazie a tutti coloro che sono rimasti collegati con noi fino adesso, grazie a tutti coloro che hanno commentato, grazie a Marco Spina che ha fatto un acquisto online dei tre libricini più un libro che gli mancava, perché andiamo a ricordare in chiusura questa nuova iniziativa che abbiamo Assolutamente sì, che lanciato questa mattina. Vai. è molto importante, visto che spesso in questi anni si è parlato della piccola editoria, dell'editoria indipendente, sono state lanciate campagne tipo Adotta un editore e via dicendo. Noi abbiamo pensato che in questo periodo la cosa più importante invece fosse adottare le librerie e le fumetterie, quei punti vendita che sul territorio sono i veri diffusori di cultura e sono quelle realtà che davvero fanno vivere autori, storie, libri e anche realtà come la nostra. Allora, da oggi, per i prossimi 9 giorni, abbiamo scelto 9 tra librerie e fumetterie sparse un po' in tutta Italia e ogni giorno
chi farà un acquisto dal nostro sito, quello che verrà acquistato sarà come se lo stesse vendendo la libreria, per cui noi devolveremo alla libreria quella che è la normale percentuale che il libraio ha quando vende lui fisicamente nel suo negozio un nostro libro. Ci sembrava molto importante, speriamo tra l'altro che altri colleghi editori vogliano replicare e, tra virgolette, rubarci l'iniziativa, perché le iniziative buone sono da Assolutamente. diffondere assolutamente, non esiste copyright per questo, le idee buone vanno fatte circolare. E quindi vi consigliamo di guardare sul nostro sito e sui social l'elenco delle librerie che per questi 9 giorni abbiamo adottato, ogni giorno un punto vendita diverso. Scegliete come e quando comprare dal nostro sito. Se volete un libro Eris, questo è il momento giusto per prenderlo e sostenere chi fisicamente in questi giorni non lo può vendere. Inoltre, comunque, sono sempre in aggiornamento le liste delle librerie invece che stanno cercando di continuare a vendere online i loro libri, per cui se volete il libro di qualche altro editore, controllate le liste perché per il momento qualcuno sta ancora continuando a riuscire a fare consegne e spedizioni. Mi raccomando, Assolutamente. facciamo rete. È Come abbiamo detto importante. in questi giorni, il coronavirus non è una buona scusa per comprare su Su Amazon. Amazon. E invece, appunto, per andare verso la conclusione, se ci vuoi dire già chi avremo domani come ospiti. Ve lo dico subito, Ti ho colto. controllo la lista perché in questi giorni, lavorando a casa e non in È redazione, tutto molto più sì, complicato. soprattutto perché io non ho il mio calendario gigantesco che Dove sovrasta la attaccare mia scrivania pieno di post-it. un milione di post-it. Quindi i post-it li sto prendendo sul cellulare, diciamo, e rullo di tamburi. Domani ci sarà una delle operatrici di progetto Neutravel e ricordiamo Neutravel, progetto che ha curato uno dei saggetti di BookBlock che abbiamo appena pubblicato, che è Sostanze psicoattive, vademecum per un uso consapevole. Quindi parleremo con una delle operatrici, visti i nostri potenti mezzi tecnologici, di questo piccolo libricino che hanno fatto, dove hanno parlato di tantissime sostanze psicoattive diverse, legali ma anche illegali ovviamente, tutto quello insomma che sono le sostanze di più grande utilizzo in Italia, e con effetti voluti, non voluti, Accortezze. accortezze, insomma, tutto quello che bisogna sapere, che è importante sapere per un uso consapevole, sia per noi che per chi ci sta intorno. Quindi con loro domani chiacchiereremo di questo. E poi se riusciamo sentiremo telefonicamente i librai della libreria Mannaggia perché appunto domani saranno loro a essere adottati da E se non Eris. riusciamo, allora comunque troveremo, come dire, abbiamo un lungo elenco di persone, di realtà, librerie e fumetterie con cui vogliamo chiacchierare e quindi seguiteci perché le chiacchiere saranno tante. Assolutamente, quindi ancora grazie a chi ci ha seguito finora e a chi ha commentato. E niente, vi consigliamo di seguirci anche domani e vi lasciamo al ricchissimo palinsesto che internet offre in questi giorni. Come ha detto qualcuno, insomma, non basterebbero 40 quattro quarantene. per vedere tutto quello che sta producendo di contenuti questa quarantena. Quindi, grazie ancora e una buona giornata ovunque voi siate. Un saluto a tutti e a tutte. Ciao!